Il capello è di lui, lo faccio senza capelli, lui lo fa il ciuffo. Ciao ragazzi, nell'ultimo video, quello del sacchiapone per intenderci, se non l'avete visto correte a vederlo perché io mi sono divertita tantissimo, invece Fabi si è molto arrabbiato. Adesso devo trovare un modo per farmi perdonare. Un'idea ce l'ho, posso fare un nuovo video. Ma sì, dai, proviamoci, venite con me. Un po' di lattuccio a me, Camilla. Dai, un po'. Oh, tutto tu lo bevi. Sì? Mi puoi perdonare per il video di ieri? Così facciamo un nuovo video divertente insieme. Assolutamente no, Marta. Ho da fare, sto giocando con Camilla. Vai via, forza, non ti voglio più vedere. Via, via. Ok. Uffa, niente da fare. Ma io un osso nella manica. Secondo voi in quanti secondi mi dirà di sì? Io dico 3. Dai! Sì? Sfidona le passamo dell'abile di me contro te! No, arrivo subito, sì, certo che faccio la sfida! Vengo, vengo subito, aspettami! Ciao Camilla! Visto? Missione compiuta e soprattutto scommessa vinta! Mentre aspettiamo Pablo vi faccio vedere cosa c'è nella scatola dei miei contro te. Guardate quanti barattolini colorati! In ogni barattolo troviamo due paste modellabili e una formina originale dei miei contro te. Apriamo la scatola. Per esempio, in questo barattolino rosa abbiamo una formina e due paste modellabili. E insieme ai barattolini troviamo anche il magazine, dove c'è la checklist e tanti esempi di come utilizzare la pasta modellabile, tipo Kira e Ray, Sofia e Louis e tante altre creazioni divertenti. Eccomi Marta, sono pronto! Ma quanto tempo ci hai messo? Marta, mi devo preparare, comunque dobbiamo fare una challenge, ci vuole tutta una preparazione psicologica, perché comunque, come sempre, devo vincere io. Sì. Allora, ok, come funziona? Vedo che già hai aperto allora, tutto. Okay, dobbiamo fare due creazioni a nostra scelta. A nostra scelta, ok. Sì, e poi dopo il vincitore, chi ha fatto la scultura più bella è il vincitore. Ah, ok, quindi decidono sempre i nostri cari pollicini, il vincitore, che sarà come sempre Papi, mi raccomando. Dite sempre che ha vinto Papi, fatemi vincere almeno una challenge nella mia vita. Ok, allora io come creazione, sai cosa farò Marta? Sì? Visto che parliamo di me contro te, farò la creazione, la scultura di lui, ecco. Allora io di Sofì. E allora ragazzi, vincerò a man basse, praticamente sarò il perfetto, farò proprio la scultura reale di sì, lui sì, che si muoverà addirittura. Ok, poi vedremo. Allora, scegliamo i colori. Sì. Per fare lui, quindi la faccia, io scelgo un bel rosa. Per fare la testa e le mani, ovviamente. Anch'io mi prendo un bellissimo. Ok, tu prendi il rosa. Poi prendo il giallo, perché lui ha sempre la maglietta gialla, generalmente sotto la felpa. Io la maglietta la faccio rossa. La fai rossa per Sofì? La fai rossa? Sì, ok, sì. La felpa sì, la faccio di color questo blu un po' più scuro, così faccio la felpa, perfetto. Io faccio il jeans e prendo anche il blu. Pantalone lo faccio, cosa posso abbinare? Vediamo, abbino un bel verde acqua, ecco, verde acqua questo qui. Prendo il marrone per fare i capelli. Ok. No, ma c'è solo marrone, io come faccio? Lo dividiamo. Lo dividiamo, vuoi fare marrone più chiaro? No, cioè, no. Poi manca qualche altra cosa? Le scarpe, di che colore le fai? Allora, io le faccio marrone. Io invece le faccio bianche. Tu le... dai, scarpe bianche. Sì. Perfetto, possiamo dare il via alla sfida. Ok Marta, dai, allora prima di tutto mi devi dare il marrone un po', altrimenti io come faccio a fare il capello di lui? Lo faccio senza capelli, lui io fai il ciuffo. Perfetto, io inizio dal rosa, così faccio una bella testa di lui. Io faccio una bellissima testa di Sofì. Adesso faccio un po' più grande, ma voglio fare una bella testa che si vede anche a un miglio di distanza, così sarà inconfondibile. Io lascio un poco per le mani. Oh, brava Marta. Vincerò questa sfida. Gli facciamo un bel capello. Ecco, gli togliamo solamente un po' di marrone che utilizzerò dopo per le altre cose. Facciamo, io faccio le orecchie. Faccio una bella parrucca. La iniziamo già a mettere qui sopra, così iniziamo già a vedere come viene con questa parrucca. Sì, sì. Ok,
che guardi? Vai, pensa a fare sofilo. Ecco, facciamo un bel ciuffetto. Oh, no. Ragazzi, io penso di aver fatto... Bello. Davvero? Luvi! Luvi! Perché dico sempre Luvi? Si chiama Lui, Papi. Ecco, se devo allenare a dire Lui, io direi che sono molto avanti. Marta, tu a che punto sei invece? Ho fatto già le orecchie, però io. Ah, hai fatto già le orecchie, brava. Sì, però sembra un robot. Un robot! Dai, forza, che sta per scadere il tempo. Forza, Marta. Che ne so, io il tempo. Prendo anche questo, ragazzi, per modellare un po' la faccia. Ecco qui, faccio gli occhietti, ok. Wow, il mio ragazzi già sta prendendo una che ridi, c'è un bel nasino così. Un bel naso. Certo, no, avanti, che fai senza naso, che cos'è? È un extraterrestre senza naso. Attenzione ragazzi, ho già sono agli occhi, quindi sto proprio avantissimo. Marta invece sta a zero. Ecco qua, faccio un bel paio di occhi. Ecco il corpo, quindi di lui. Facciamo di nuovo una bella, come si chiama, un salsicciotto. Olè, eccolo qua, il salsicciotto è pronto e l'agganciamo. Signore e signori, già sta prendendo forma, vedete? E adesso prendo il blu, abbiamo detto, per fare la felpa. Ma non hai fatto le orecchie? Ah, le orecchie, avete ragione ragazzi, no, avete ragione Marta, ma adesso le farò, Marta, non ti preoccupare. Devo lasciare un po' per fare. Devo fare adesso una bellissima felpa. Ok, allora metto questo qui, vedete, lo metto dentro, lo avvolgo così, così faccio tipo felpa, ecco, facciamo bene i bordi, così sembra una felpa aperta. Adesso mi tocca fare le due braccia. Anch'io. Quindi uno e due. Ma Marta, allora mi stai copiando? Scusami, aspetti. No, Marta, secondo me tu mi copi. Poi dopo vieni e mi vieni a dire che hai vinto la challenge. Ma non è possibile che hai vinto perché hai copiato da me, ovviamente. Ci sei, Marta? Sì. Con le braccia? Adesso a me non mi resta che fare il pantalone, che ho detto lo farò con quest'altro. Le braccia lo fa. Ah, no, devo fare le mani. Prendo un altro po' di rosa. Ecco qui, le rosa. Gli faccio le mani. Guarda, è proprio il lui identico. E ora ne approfitto e gli faccio anche un paio di orecchie, altrimenti poi non sente le urla di Sofì. Ecco, quando lui, quando è. Vieni qua, è pronto la pappa. Adesso ho detto una cosa così, tanto per dire. E per finire mi vado ad agganciare il pantalone sotto alla. Io adesso devo fare i jeans. Ok, fatto, devo agganciare adesso la testa. Wow ragazzi, Marta, prendo un po' di tuo bianco. No, prendo giusto un po' per fare i dentini. Voglio fare anche i denti, un bel sorriso voglio fare a lui, che sorride. Ecco, olè, vediamo se sembra un bel sorriso. Sì, Marta, io ci sono, attenzione ragazzi, perché io ho finito, ho fatto anche il sorriso di lui, posso essere soddisfatto. Vai Marta, tocca a te, cosa ti manca? Marta, dai, forza! Finiscila questa tua scultura, sono le ore ci metti, io già ho finito, ho fatto già una scultura perfetta. Dai Marta, ma quanto tempo ci vuole? Io sto già da un'ora ad aspettare la tua fine scultura che non finisce mai. Ah, finalmente, allora ragazzi, adesso è il vostro turno, dovete dirci chi è il vincitore di questa challenge. Siete pronti a vedere le nostre mega galattiche sculture? Questa è la mia e il mio lui, guardate qui ragazzi, è lui original con il suo bellissimo ciuffo, eccolo qui, guardate, original, lui, bellissimo, chi riesce a mantenere anche in piedi, che le dite, ci riusciamo, il vincitore se riesce a mantenere in piedi vince due volte i punteggi, si sta staccando. Niente da fare Marta, vabbè lo mantengo un po' così, lo vedete ragazzi? Questo è il mio Wii! Allora tocca a voi, mi raccomando, dite che ha vinto Papi perché la mia scultura è sicuramente la più bella, è fantastica! Marta, dai, dici la verità, ho vinto io questa challenge. Sì, l'hai vinta tu! No, non ci posso credere, Marta, come hai detto, chi ha vinto questa challenge? Tu! No ragazzi, sono troppo contento, anche Marta ha detto che ho vinto io, quindi riconosce la mia superiorità. Grazie Marta, lo allora sapevo. Allora mi perdoni.
perdoni? Ti perdono, che cosa ti perdono? Il sacco. Oh, il sacco no, no. Ti perdono, dai, perché oggi sono contento, ho vinto la challenge dei miei contro te. Allora ragazzi, se avete qualcosa da chiedermi, oggi potete chiedermi tutto perché sono strafelice, quindi esaudirò tutti i vostri desideri. Chiedete, chiedete, chiedete. Adesso Marta però ti lascio qui con il mio bellissimo lui. Okay. Pensaci tu ai saluti perché io vado da Camilla che mi sta aspettando. Stavo giocando con lei prima che Marta mi venisse a chiamare. Sono troppo contento. Ho vinto la challenge, ragazzi. E vai, e vai. Sono troppo contento, vai. Non è vero, ragazzi. Ovviamente stavo scherzando. Votate per la mia creazione. L'ho detto a papi che aveva vinto così mi perdonava. Mi raccomando, votate me. Se vi è piaciuto questo video mettete tanti pollici in su. Iscrivetevi al canale, così leggo tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!